Ciao! Benvenuto ancora una volta in questo post dedicato al concetto di gioco. Oggi voglio affrontare, e già l'avevamo visto nel post precedente, il concetto di fortuna. Che cos'è la fortuna? Nel post precedente abbiamo analizzato il fatto che comunque la fortuna è una forza che si trova al di là della nostra, del nostro virtuale, che si trova in una dimensione non gestibile, almeno così nella prospettiva del virtuale noi la vediamo, e che è una forza impersonale. Una forza impersonale significa che non appartiene in alcun modo alla persona, alla personalità. E quindi che cosa succede? Che viene collocata dalla nostra mente in un mondo completamente irrazionale, in un mondo in cui non vale il giudizio, perché la fortuna viene ritenuta cieca, quindi sceglie le persone casualmente, le persone che deve colpire, e soprattutto questa forza irrazionale è travolgente e riesce a far realizzare la volontà concreta nel mondo virtuale, cioè una forza capace di stravolgere la virtualità e portare alla piena realizzazione dell'individuo. Purtroppo però capita poche volte e comunque è difficile da gestire, nel senso che non si può richiamare questa forza irrazionale dal punto di vista del virtuale. È un qualcosa che avviene casualmente e che però non fa parte di questo schema spazio-tempo e non fa parte nemmeno dello schema causa-effetto, perché decide lei in qualche modo come manifestarsi e anche in maniera casuale, cioè completamente cieca. Le persone vengono selezionate in questa lotteria della fortuna senza un criterio preciso, anzi non ce n'è proprio, comunque non lo si riesce ad individuare, e vengono sorteggiate e a queste persone si dà la possibilità, la fortuna dà la possibilità di esaudire i propri desideri. È una sorta di genio. Ora spostiamo questa dimensione, questa prospettiva dal virtuale nella prospettiva dell'essere profondo. Ma chi sarà mai questa fortuna? L'abbiamo già visto nei bambini, che i bambini sono fortunati, nel senso che non vedendo dissociato a questa parte irrazionale da sé, anzi vedendola abbondantemente integrata, noi molte volte diciamo che i bambini sono completamente folli, completamente irrazionali e non riusciamo a comprenderli. I bambini hanno sintetizzato perfettamente questa capacità, questa cosa, questo ente che noi vediamo staccato da noi. Per i bambini non c'è questa sorta di distacco. A questo punto che cosa succede? Perché noi la percepiamo come staccata da noi? E soprattutto nella dimensione virtuale questa fortuna ha il suo corrispondente negativo, la sfiga, la sfortuna. E a questo punto che cosa dovrebbe essere la sfortuna? La condizione abituale dell'uomo, dato che la fortuna invece, cioè la parte positiva, tocca l'uomo soltanto in maniera casuale, una volta ogni tanto, se dovesse capitare davvero nella vita di essere toccati dalla fortuna. Quindi può essere anche che non si viene mai toccati dalla fortuna. Quindi la condizione ordinaria nella dualità è la sfiga totale, e questa condizione di non realizzazione appieno della propria volontà, ci si sente quindi sfortunati o comunque non si riesce a farsi propiziare dalla fortuna. Se invece, come dicevo prima, ci spostiamo nella prospettiva dell'essere profondo, all'essere profondo della fortuna non interessa minimamente niente, forse perché quella forza è proprio viene comunque è proprio dall'essere profondo. È una forza di volontà che mira alla realizzazione dell'esperienza all'interno del virtuale e quindi si concretizza nell'azione. Noi vediamo che i bambini che hanno fuso il paradosso dell'irrazionale con il razionale sono pura volontà, sono pura azione, perché non sono separati, non vedono questo ente staccato da sé, e quindi l'essere profondo agisce
in piena libertà. Dobbiamo allora chiederci che cos'è che ci impedisce l'accesso al nostro essere profondo, perché il nostro essere profondo è quell'ente che noi pensiamo casuale solo perché non è integrato nella nostra coscienza. Laddove il nostro essere profondo si integra con la realtà virtuale, allora diventiamo tutt'uno, esattamente come lo eravamo all'inizio della nostra vita, in cui avevamo il paradosso fuso, in cui non esisteva la dualità ed eravamo esseri magici, eravamo esseri in sincrono con le nostre modalità espressive virtuali e anche integrati con il nostro essere profondo. Ricordiamoci che ogni volta che nel virtuale noi descriviamo in qualche modo una forza irrazionale, cerchiamo di descrivere quelle che sono le caratteristiche dell'essere profondo. La difficoltà sta nel fatto che l'irrazionale, appunto, non essendo legato alla personalità, non può subire gli schemi e le strutturazioni della personalità stessa. Per cui noi lo vediamo come qualcosa di staccato, perché non lo riusciamo a catalogare, non riusciamo a classificarlo e quindi ci affidiamo al caso, diciamo che esiste il caso. Una volta che abbiamo ribaltato la prospettiva e ci siamo impossessati di quelli che siamo veramente noi, cioè il nostro essere profondo, noi siamo la nostra condizione abituale di volontà. In questa prospettiva, quindi non siamo più sfigati né fortunati, siamo e basta. Ed essere in questa realtà virtuale significa esprimere tutte le proprie potenzialità che rimangono tali fino a che non si integrano nel virtuale. E tirare fuori se stessi significa giocare. Ciao, al prossimo post!